remontada del Cori, che acciuffa una vittoria in extremis contro un Pomezia SRL ben messo in campo da mister Mugnaioli. Dopo un minuto di silenzio per la tragica scomparsa di Pier Mario Morosini, è del Cori la prima occasione, con Aquilani che in aria tira, ma il portiere respinge. Ancora Cori in avanti, Pagliuca di esterno sinistro lambisce il 7. Risposta Pomezia con Vita, che entra in aria, un paio di finte, cross perfetto per Grincoli che mette giù il pallone ma calcia troppo debolmente. Ciotti lanciato sulla sinistra crossa per Arru, che di testa manda di poco a lato. Al 32esimo minuto punizione di Faticanti per Battistoni, che non ci pensa due volte e insacca la rete del vantaggio per il Pomezia. Il Cori non ci sta e a arruinare serve Aquilani, che conclude fuori di pochissimo. La ripresa comincia ancora con il Cori in avanti. Punizione di Cocco, nessuno interviene e gol del pareggio per gli ospiti, 1-1. Ancora Battistoni, dai 30 metri costringe Dal Bensi agli straordinari. Punizione Cori, respinta corta del portiere, Piccolo controlla e di destro stampa la palla sul palo. Piccolo è ispirato, ma stavolta la conclusione è debole. Allo scadere, calcio d'angolo per il Cori. Piccolo spizza di testa e Ciardi tutto solo fa 2-1 e rimonta completata per gli uomini di mister Lombardi. Finisce qui ed è game over al comunale di Pomezia, dove il Cori si impone per 2-1. Questi ragazzi, perché fino all'ultimo comunque cercano di onorare questa maglia e niente, sarà per la prossima, cercheremo di metterci il cuore come sempre. Tre punti importantissimi, adesso aspettiamo i risultati degli altri, però noi, come dice il nostro presidente Morucci, noi ci chiediamo fino alla fine,